Sor Marchese. Oh, Sor Marchese. Chi è? Oh? Che è successo? È suonata la campanella del pranzo. E guardi che sua madre è morta tirata. Mi madre? Ma che sta a dire? Oh? Mia madre è morta 10 anni fa, poraccio. Ah, Sor Marchese. Ah, no, no, no. Tu dicevi la madre di quell'altro. Ah, mia madre è la marchesa. Non fammi aspettare a sumare perché già ha di cattivissimo umore. Pronti. Eccomi. Non spegniamo. Qual è mia madre? Eccola là, Sor Marchese. È quella? Certo. Ammazza. E chi me va? E chi te riconosceva? Ammazzami se eri zeccolita, se imbittizia di carbone. Nera, nera, sì. Cosa sono queste confidenze? Amate, stava a salutare, mica te stava a dancarci al culo. Oh, no, che siete? Sì, sì. Mi hanno riferito. Ma che fa? Me la viene a sedia. Devo farti la bocchetta. Nuova buffonata del carbonaio. Ma con me è meglio che la pianti, è subito. Sì, sì, ma io l'ho già piantata. Me l'ho messo in testa di essere in carbonaio invece del marchese. Si vede che era un ubriaco. Che è? Un dolce? In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Ah, Filii, Spiritus Sancto. No, ammazzami, buono. È buono, ma dai, mi piace. Scarica giù. Butta giù. Ti è basta, ripetilo. Queste manifestazioni plebee sono uno strascico della possessione. La beata Quartina ha già fatto molto, ma bisogna dar tempo al tempo. Buono. Aspetta, oh, che sta a fare? Ma che te ne vai? Metti giù. Giù, lascia la brocca. Oddio, oh, ma che è sta cagarella? Salsa di tartufi, signor Marchese. Sì, puzza i piedi, puzza. Pussa via, magna d'acqua. Domani ripeteremo l'esorcismo. È ancora mezzo e mezzo. Metà marchese, metà carbonaro. Questo è del carbonaro.